Terza, con Verga si ha una rivoluzione tematica e una rivoluzione stilistica che apre il campo al romanzo moderno. Una rivoluzione anzitutto tematica. Questo per la presenza che le classi popolari vengono ad avere nel Verga virista, cioè nel Verga di Vita dei Campi, delle novelle rusticane, dei Malavoglia, di Mastro Don Gesualdo. I cosiddetti umili erano già presenti anche nel Manzoni, ma guardati appunto con quel distacco di cui parlavo prima. Ora invece gli umili divengono protagonisti e tutta la storia è vista dal loro punto di vista. La storia, la vicenda che viene raccontata dalla prospettiva dei personaggi popolari. Sono loro che la raccontano. E questo punto di vista dal basso ovviamente è un punto di vista rivoluzionario. Rivoluzione tematica si accompagna una rivoluzione stilistica. Vedere tutte le cose dal basso, rovesciare il cannocchiale, come dice Verga in Fantasticheria, era una prospettiva nuova. Gli umili, tutta la letteratura romantica, sono indubbiamente presenti. Ma sono sempre presenti da una prospettiva che è una prospettiva dall'alto, cioè c'è una prospettiva che è quella del narratore onnisciente. Viceversa, in Verga e soprattutto nel Verga di Malavoglia, il narratore onnisciente scompare e a parlare è invece un narratore che narra la vicenda da un'ottica che non ha niente a che fare con l'ottica dell'autore. L'autore ovviamente è una persona colta, è un borghese, e mentre qui a narrare i fatti sono dei personaggi popolari, e tutto l'insieme delle metafore, la cultura che è presente nei romanzi e nelle novelle veriste di Verga, esprimono la cultura, i proverbi, i modi di dire, la visuale religiosa e superstiziosa delle masse popolari. Questo è il modo con cui Verga concepisce l'impersonalità. Il Verga rinuncia a esprimere ciò che lui personalmente pensa, e la storia è invece pensata dal punto di vista di questi narratori popolari. Verga non si mette mai al di sopra dei suoi personaggi e li fa parlare con il loro linguaggio, dialettale e vero, per l'appunto. Lo scrittore, così, è quasi nascosto dietro le figure che animano le sue storie, e l'effetto è quello di una narrazione corale collettiva. Per questo si parla anche di oggettività e di impersonalità, per descrivere il modo di scrivere di Verga.